Ciao ragazze, ciao ragazzi. Ciao ciao. Allora, oggi è qui ospite speciale Tomasz, che intanto dobbiamo ringraziarvi perché ci avete, ma soprattutto gli avete lasciato un sacco di messaggi bellissimi sotto l'ultimo videovlog, sia per il fatto di... Sì, veramente non me l'aspettavo. Oggi il video che facciamo, non so esattamente come si chiami il tag, sinceramente, l'ho visto girare, ma oggi Tomasz indovinerà il prezzo di vari prodotti di bellezza, trucco, bellezza, capelli, eccetera, eccetera. Dei quali non ho alba. Non ho alba, non credo che si dica in italiano, sai, penso solo in triestino. Non ho idea. Ecco, questo è il succo di questo video, vedremo se Tomasz, insomma, indovinerà il prezzo dei prodotti da donna, praticamente. Beh, guarda che ti dico, tutti i video che ho visto, nessun ragazzo ha azzeccato niente, neanche vicino, quindi non ti preoccupare, proprio, perché, insomma, naturalmente i ragazzi poco ne sanno del mondo femminile, mi sa. Oppure no, vedremo, forse Tomasz invece è l'unico che ne capisce qualcosa, vedremo come va. Noi abbiamo pronti... No, non pensate che mi abbia lei aiutato, qualcosa del genere, no. Perché io non so niente. Hai cercato di corrompermi, sì. Però prima di iniziare il video, le ho chiesto che mi dica un po', così almeno qualcosa. Mannaggia, io cosa ti ho detto? Non esiste. Il primo prodotto è questo, sicuramente le mie follower lo conoscono, si chiama California ed è della Benefit. Ti dice qualcosa questo marchio? Si apre così, dentro c'è lo specchietto e poi c'è questo prodotto che è un blush che si mette sulle guance. Non gli dico altro, non gli dico altro. Secondo te quanto può costare questo prodotto? Vuoi toccarlo? Vuoi vedere tu il materiale? No. Come no? Devi vedere di che materiale è fatto, dirmi, cioè, secondo te, insomma, dici i tuoi, non lo so, i tuoi commenti, i tuoi pensieri, se ti sembra una cosa che costa tanto, una cosa che costa poco. 20 euro, ti dico. Porca vacca, così fisso, black. 20 euro. In realtà il prezzo di questo prodotto è 36 euro. 36 euro. Lo provo. Il secondo prodotto, diciamo che non sei andato proprio tanto tanto vicino, ma ti rifarai, io lo so. Poi c'è questa è una palette di ombretti, si chiama Sweet Peach ed è della Too Faced. Conosci la Too Faced? Ho già sentito. Ah, c'ho sentito. Da chi? Non so. Spero da me. Too Faced. Ed è... Questi sono tutti ombretti. Anche qui le mie follower sicuramente la conoscono. Sono i tempera colori, magari. Sono i tempera colori. Con cui ti dai due colpi di ombretto, vero? Sono, insomma, un sacco di ombretti. Questa palette è uscita questa primavera ed è super super famoso, il profumo di pesca. Sì, veramente. Sì, è super 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 buona. Si chiama Sweet Peach, ma secondo me è più cara della cosa che avevo prima. Come brand ti sembra migliore? Mi sembra migliore, sì. E secondo me qua arriviamo a 45 euro. È barato, vero? Hai controllato? No. Tu in qualche maniera sei riuscito a vedere. No, cavolo. 45 euro. Cavolo. 45 euro al centesimo, Tomasz l'ha. Cioè, veramente questo non lo sapevo. Vedi che ti ho detto che c'è talento. C'è, cavolo. 45 euro. Abbiamo fatto... Assurdo, eh. Bravo, pupetto. Poi c'è questo. Questo è un rossetto Givenchy. Il packaging, come sapete, insomma, è fatto in pelle. E questo è il rossetto, anche questo, della collezione... non voglio averti aiutato troppo, ti ho detto che in pelle, mannaggia, però si vede ed è uscito adesso con la collezione primavera. È stato... Toccalo, devi vedere un po'. Niente, nemmeno tu, sei troppo bravo, schifi le regole dei tag. Questo è il prezzo, secondo me. 18 euro. Diciamo che no. 31,90 è Givenchy, è una delle marche più care. Poi il packaging è in pelle vera, quindi diciamo che tira su molto il prezzo ed è... Diciamo che probabilmente il mio prezzo sarebbe stato buono per un rossetto, se non in pelle, diciamo... Con un packaging più, sì, hai ragione, effettivamente hai ragione. Vedi che devi palpare, tastare il packaging, vedi? Perché la palette te la sei toccata, l'hai vista e ti va... 31,90, 18. Next, prossimo prodotto è questo. Questo è il Makeup Forever Mist & Fix, che io oggi ho utilizzato anche per accucciare i capelli di Tomasz, tra l'altro. Questo è il Mist & Fix 2 di Makeup Forever. Makeup Forever è il brand per cui siamo andati a Parigi.
a novembre ed è un fissatore per il trucco, anche oggi non l'ho spruzzato, quindi facciamoci un due spruzzatine così. Racconta ai nostri amici a casa che cosa secondo te può valere. 25 euro. Mist and Fix di Makeup Forever costa 10,50. Effettivamente questo è un brand molto caro e quello sarebbe stato un prezzo che anch'io avrei pensato, infatti mi sono meravigliata che costa solo 10,50. Niente parole. Sì, questo dovrò tagliarlo. No, ovviamente. Tomas sta dicendo parolacce adesso perché poi sa che io taglio tutto nel montaggio. Panda Dojack! Niente parole. Next c'è questo. Questo è un prodotto molto particolare, ma serve per pulire in profondità la pelle. Lo accendi. Ancora batteria. Ecco. E ha questo movimento tipo vibra. Adesso tu tienilo, testalo, vedi cosa ti sembra, secondo te quanto può valere questo prodotto. Allora, secondo me questo affare qui, sì, secondo me arriva a 34 euro. 34 euro? L'accendiamo? Sì. Devo dirti che questo prodotto è molto più caro di quanto tu pensi. 199 euro. 200 euro. Ebbene, che faccia! Guarda, costano, sai, i prodotti di bellezza. Voi uomini non lo sapete, ma essere donna costa. E questo è un prodotto super innovativo, fatto in silicone, antibatterico, antiallergico, non vibra ma pulsa. E sì, ok, ma è che tu... Ha una doppia azione a fronte e retro, quindi lo puoi utilizzare sia qui che qui. È un prodotto molto molto caro, ma è anche un prodotto molto ricercato e molto... Infatti, ma è che tu mi stai presentando qui cose molto diverse. E me l'ho fatto apposta, caro! Next c'è All in One Complete Care di Essence. Con loro siamo stati al Cosmo Prof a Bologna e in Toscana. E questo è una base trasparente che tu metti sulle unghie prima di mettere lo smalto e dopo aver messo lo smalto. Ti protegge le unghie dallo smalto colorato e poi ti fissa il colore. No, devi vedere il packaging. No. Io lo figuro come 16 euro. Questo prodotto costa 2,29 euro. Guarda, l'ho fatto apposta che ti ho messo roba molto diversa, eh. Altro prodotto nella nostra lista è questo smalto. Anche questo è uno smalto, questo però è colorato. Ed è Chanel, che tu sai è il mio brand preferito in assoluto. Toccalo e guardalo, perché porta sfiga se non lo tocchi e lo guardi, ci siamo resi conto. Ti dico, mi piace molto il colore. Vero? Molto bello. Sì, anche a me piace tanto. E comunque facciamo così, io ripresento. 16 euro. Questo prodotto costa 25,50 euro. 25,50 euro. Perché è Chanel, puoi immaginare è Chanel, quindi... Cavolo! Ha un prezzo, secondo te è tanto o poco per uno smalto? Un casino! Ah, ecco! Next, sulla nostra lista c'è il Lip Cushion di Catrice. Catrice sono sempre stesso gruppo di Essence. Questo è un Lip Cushion, cioè è un rossetto. No, devi aspettare un attimo, ti devo spiegare. Lui è sempre freddo, lui guarda, già sa. È un Lip Cushion, nel senso che c'è una specie di cuscinetto da cui esce il colore e tu ti dai due colpi di rossetto. Te lo spalmi sulle labbra. Quanto? Questo è il mio prezzo, 6 euro. Ma tu hai controllato certe robe? No. 5,90 euro. 5,90 euro, bravissimi. Praticamente 6 euro, questo è proprio il prezzo, bravo. Complimenti. Altra ovazione, standing ovation. Ti ho aiutato che ti ho detto che è stesso marchio di quello, sì, che costa poco, veramente. Sì, allora, Tommaso Frossa Crisolini. Io ho aggiunto qualche euro perché comunque aveva quella punta in cima. Un po' cuscinetto. L'ho aggiunto un po', ecco. Vabbè. Next, piastra per capelli. Conosci questo aggeggio? Sì. Lo conosci? Certo. Bene. L'hai mai usato? Immagino di no. Tommaso aveva i capelli, sì, lunghi. Raccontati quando avevi i capelli lunghi, te li piastravi? Tipo fino a qua. No, anche io tipo fino a qua. I capelli fino a qua, sì, però... Diciamo, non me li piastravo perché non avevo la piastra, però ogni tanto mi sarebbe servita. Davvero? Oddio! Tra l'altro,
Fun fact, Tomas vorrebbe di nuovo lasciarsi ricrescere e io gli sto pregando in ginocchio di non farlo, ma io già so che lui lo farà. Quindi già mi ha detto che dopo il matrimonio lui si rifà crescere. Votate, siete d'accordo? O secondo voi sta meglio con i capelli corti? Votate, votate nei commenti. Allora, intanto dopo il matrimonio arriva l'autunno e poi l'inverno, per cui è un periodo quello in cui i capelli crescono. Se non li tagli. Questa è una piastra Cloud9, è un brand insomma molto molto buono, comunque forse non conosciutissimo in Italia, ma un brand molto molto buono. Ha la temperatura regolabile. Prevedo un errore madornale. Ma comunque... Ha comunque piastra in ceramica e sono vascolanti, quindi seguono la direzione del capello, non lo piastrano troppo per non rovinarlo. 180 euro, prevedo. Ti sta piacendo sta roba, prevedo. Vero? Bravo Tomas, perché è 199. Bravo Tomas. Secondo me è il migliore, è vero che è il migliore di tutti. Secondo me sì, cavolo, non ho mai visto un ragazzo che lentiva così. Ma io guardo un po'. Tu quando sono andata prima in bagno, tu sei andato a controllare. No, scherzo. Arriviamo all'uovo rosa, che tu hai così soprannominato quando hai fatto il voice over del mio video. Tu lo metti, fai così e poi ti spalmi il fondotinta, viene un effetto molto molto naturale. Ed è una spugna, tieni. Questa è la confezione. Secondo me 15 euro. Sei pazzesco. Sei inarrestabile, è un mostro. La Beauty Blender costa 16,90. Bravo! Bravo! Applauso per te. Io provo. Bravissimo! Abbiamo ancora quattro prodotti. C'è questo è un pennello da viso, questo è della MAC ed è 129, è un pennello da blush, da polveri per il viso, io l'ho sempre utilizzato come pennello da blush. Controlla, vedi, tasta, è pulito, senti? Sì, diciamo che per questo, diciamo secondo me qui il valore è più basso, perché 25 euro. Devo dirti che ha un prezzo sì alto, ma ancora più alto, 38,50. Pennello 129 MAC, 38,50, sono setole naturali, un pennello di altissima qualità. Next, ti piace questo? Io mi sto divertendo, sei bravissimo, Tomas. Questa è la Hydra Beauty Nutrition. Questa è una... Qui si parla già di prezzo più alto. Vedi che ha capito, vedi che appena vedo Chanel adesso già... Mi regalerai mai qualcosa di Chanel? Mai, adesso se ne va. No, te ne compri sempre tu. Ma grazie! Beh, è vero. Questa è la Hydra Beauty Nutrition di Chanel. Questa è una crema per il viso, per pelli super super secche, molto molto idratante e profumata. Di là c'è Audrey che piange, perché non la stiamo calcolando. Non vuoi neanche... non la... niente, lui non usa. E basta, in silenzio. 90 euro. Devo dirti che ci sei andato molto vicino, perché costa 70, 68,90. Crema Chanel Hydra Beauty, 68,90. Io ho provato questo prezzo alto. Hai sparato una roba. Sì, ho sparato, ma perché Chanel e perché... E secondo te è giusto che una crema costi 68,90? No, troppo. Troppo, vero? Sì. Sì, perché... Anche però è Chanel, devi pensare... Ti faccio solo un esempio. Ho paura. Allora, la crema, che è una buona crema... La crema Nivea mi paragona la crema Nivea e la crema Chanel, ragazze. Io prendo, guarda come fanno striscia. Prendo la mia roba, vado via. No, ascolta, quanto costa una crema tipo questa della Nivea? Della Nivea? Non uso tipo Nivea. Tipo questa? Costerà tipo 6 euro. Ma cosa, lo stai facendo a me questo gioco? No, devi tu gareggiare, adesso mi metti a me. Abbiamo ancora due prodotti. Mi dispiace, voglio aggiungerne altri perché mi sto divertendo, mi piace tanto fare questo video con te, è bellissimo. È tipo la Torre Eiffel. Questo è tipo la Torre Eiffel. Tipo Torre Eiffel. E questo è il Cabrao, è vero, hai ragione cavolo. Questo è il Cabrao di Benefit. Qui c'è il pennellino. E qui sotto c'è il, quindi c'è sia pennello che prodotto, calcola, e qui sotto c'è invece il prodotto, tu praticamente vai a prelevare con il pennellino e poi lo stendi sulle sopracciglia, serve per delineare, disegnare le sopracciglia. Questa è la mia idea, 12 euro. Io ti ho detto che il brand è lo stesso di prima, dovevi immaginare 27,50. Ho sbagliato un po'. Poi c'è ancora solo un prodotto,
le goccine asciuga smalto di Essence, queste sono le Nail Art Express Dry Drops, anche qui c'è un contagocce, tu vai a prelevare il prodotto, è tutto in vetro. E questo è un prodotto che si applica quando hai già applicato lo smalto per farlo asciugare più in fretta. Ah, sta prelevando un prezzo già. La pigrizia che va a prelevare un prezzo già scritto. Non è questo la pigrizia, è questione di ambientalismo. Oh, che bravo, madonna mia! Che bravo! Non butto via carta. È vero, ho ragione. 18 euro? 18 euro. Ma è tantissimo, ti ho detto che costa poco. 2,29€. Nail Essence Dry Drops. Ma già prima hai detto costa poco, era 27. prima hai detto. È perché dipende dal prodotto. Inculation totale. Dai, non c'è parolaccio, devo mettere 1000 beep. Tu mi stai incasinando il montaggio, ragazzo. Bene, ragazzi e ragazze, una cosa che io vorrei chiedervi in questo video è di scrivere un voto per Tomas da 1 a 10. Che voto gli diamo? Che voto gli date? Dai, io gli darei almeno un 7,5, perché certi li ha beccati in pieno. Beh, sicuramente per certi che li ho beccati in pieno non potete fare altro che 10. per altri ovviamente un 5 o 4. Dai, dategli un voto. Il mio voto da donna che usa ste robe è 7,5, ma anche 8, perché veramente mi sono stupita. Alcuni li hai beccati così, altri insomma ti sei un po' allontanato. Certo che anch'io avrei detto che questo packaging e tutto costerà più di 2,29€, ma nel complesso sei stato molto molto bravo. Bravo, Lupetta, bravo, bravo. È stato bellissimo filmare questo video. Voglio fare altre challenge, altri video con Tomas, perché mi diverto un sacco quando c'è anche lui. Scrivetemi se avete richieste su altre challenge e qualsiasi cosa. Spero tu ti sia divertito a filmare questo video. Comunque sì. Adesso mi uccide, guardiamo di là. Tu perché mi fai... No. Però sai che sono tutte... Piaci tanto alle mie follower, ai miei follower. Quindi insomma sono contenta. E anche voi mi piacete tanto, quindi anche a me piace stare qua con voi. Ehi, va, grazie pupetto. Questo è tutto per oggi, ragazzi e ragazze. Noi vi mandiamo un bacio. Manda anche tu. Bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.